Eccoci con il nostro portierone. Ciao Fede, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, raccontami un po' come passi la tua giornata tipo in semi-quarantena adesso, diciamo, visto, no, che si può anche uscire, ma come ti sei organizzato questo periodo per gli allenamenti? Adesso la mia routine, diciamo che mi sveglio abbastanza presto, verso le 9, 9 e mezza, e cerco di allenarmi la mattina. Faccio un'oretta e mezza. Adesso che si può iniziare ad uscire, cerco anche di svolgere qualche seduta all'aperto, così me la passo un po' di più rispetto che a stare sempre chiuso in casa. E poi le giornate alla fine me le passo sempre, quasi sempre allo stesso modo. Pranzo, poi dopo mi metto un po' sul divano, guardo qualche film o serie TV, e poi dopo aspetto che arriva sera, magari mi metto a sistemare, a fare qualcosa che magari c'è da fare in casa, aiuto mio fratello, mia madre se c'è da fare qualcosa, poi ceniamo, e durante il pomeriggio qualche oretta PlayStation ci scappa, e poi cena, e dopo cena di solito mi metto di nuovo la play o mi metto a guardare la TV. Certo. Federico Ravaglia, bolognese di Castelmaggiore, inizia la sua carriera nel Progresso Calcio di una squadra vicino casa tua. Raccontami un po' com'è nata la passione per il calcio. Allora, la passione per il calcio è nata, a me è nata la passione, è stata dovuta al fatto che mio padre gioca tuttora in porta, ha fatto una carriera nelle squadre di Bologna in Serie D, quindi la passione per me è nata da lui. E assieme a mio fratello gemello, da piccoli siamo cresciuti guardando Del Piero Buffon. E a me è nata la passione per il ruolo del portiere, guardando appunto Buffon e mio fratello per Del Piero. Però tuo fratello faceva il difensore centrale Sì, dopo, dovuto anche da un po' dalla sua struttura fisica, che io e lui comunque siamo molto alti, è stato spostato dietro. Però diciamo i primi calci li ha tirati inseguendo l'idolo suo che era Del Piero. Certo. Poi passi al Bologna dove fai un po' tutta la trafila e alla fine praticamente con Mister Magnani l'ultimo anno di Under 17 hai coronato un po' il sogno di tutti, no? Sei stato aggregato per il ritiro della prima squadra a Castelrotto. Sì, dopo quell'anno lì mi arriva la chiamata da responsabile del settore giovanile, Corazza, il Bologna, mi dice, io ero in vacanza, quindi ero rilassatissimo, non stavo pensando assolutamente a niente, mi fa, guarda che devi andare in ritiro. E allora non posso negare che l'emozione è stata un'emozione bellissima, no? E poi dopo da lì il ritiro conservo bellissimi ricordi. È stata sicuramente una bellissima esperienza e poi dopo ho avuto comunque l'occasione di ogni tanto di essere aggregato su alla prima squadra anche durante il corso della stagione. Quindi sì, quell'anno lì ricordo grandissimi momenti, grandi bei momenti, sicuramente. La tua prima panchinina? La mia prima panchinina è arrivata quell'anno lì, in casa col Cagliari. Mi ricordo che non me l'aspettavo, perché c'era stato un momento in cui Mirante aveva avuto dei problemi fisici e per forza di cose è dovuto stare fermo un po' di tempo. Quindi mi hanno chiamato su dalla primavera ed è stata la prima convocazione in Serie A. E di sicuro una bellissima emozione, una bellissima esperienza, senza dubbio. Ero contentissimo. Senti Fede, e l'incontro invece con Gigio Donnarumma, che è un po' un idolo, no, per chi fa questo ruolo, per i ragazzini in Bologna-Milan, cosa ricordi di quel momento? Mi ricordo che a fine partita ero tentatissimo di chiedergli la maglia, poi dopo non mi è sembrato il caso, anche perché la partita mi sembra non fosse andata benissimo. Però ricordo con grande piacere che in mezzo al campo a fine partita ci siamo scambiati un saluto, un abbraccio e lo ricordo con grande piacere. La scorsa stagione, la tua prima esperienza lontano da casa al Sud Tirol, una presenza soltanto, no? In campionato, però credo che per te sia stata formativa come esperienza. Sì, no, assolutamente. Diciamo che
il primo anno uscito da una primavera, soprattutto secondo me per un portiere, è molto difficile trovare spazio. Però ritengo quell'anno lì per me molto importante, anche perché, come hai detto tu, è stata la prima esperienza fuori casa. Mi sono ritrovato in un ambiente bellissimo come quello di Bolzano, mi sono trovato molto bene sia a livello di città e sia a livello di strutture, centro sportivo, di società. Ho molti bei ricordi dell'anno trascorso su Bolzano. E comunque, vuoi non vuoi, anche se ho trovato poco spazio, mi è servito molto comunque un anno di questo tipo. Come portiere, un pregio e un difetto di Federico Ravaglia? Allora, un pregio e un difetto. Un pregio, posso dirti magari le uscite alte, che sono quelle dove magari sfrutto al meglio i miei centimetri, diciamo. Certo. Un difetto, ti posso dire, il gioco coi piedi, col sinistro magari, ti posso dire quello. Certo. Senti, a luglio il tuo arrivo a Gubbio. Cosa ricordi di quel periodo? Un inizio magari poi anche in campionato, no? Con Alessandro vi alternavate, poi tu hai preso il volo, diciamo, sei diventato un po' un punto fermo di questa squadra. Allora, appena arrivato a Gubbio avevo sensazioni positive, ero molto carico, molto, perché comunque sapevo che avrei avuto comunque più spazio rispetto all'anno prima. C'era stata la chiamata di Mister Guidi, che ci avevo parlato prima di venire qua, mi aveva spiegato un po' tutto il suo progetto e ero molto contento appunto di iniziare questa nuova esperienza. Poi dopo l'inizio del campionato, come hai detto tu, è stato un po' difficile perché c'era questa alternanza, però dopo 5-6 partite, dopo quella con Rimini e dopo quella con la Feralbio, ho trovato un po' più di continuità e ho iniziato diciamo il mio percorso e il mio campionato. Io ricordo grandi parate di Federico Ravaglia in qualche partita, sei stato un po' veramente il salvatore della patria. Sei soddisfatto del tuo campionato fino a questo momento, diciamo fino allo stop? Io sì, devo dire che sono soddisfatto del mio campionato. Sia a livello mio sia a livello della squadra, perché comunque non era facile dopo l'inizio che avevamo avuto. Avevamo fatto, mi pare, 10-11 partite senza vittoria, quindi l'inizio è stato un momento un po' difficile. Poi dopo, secondo me, siamo stati molto bravi a riprenderci e a iniziare il girone di ritorno in maniera molto molto positiva e a risollevare un po' la classifica, e quindi sono piuttosto soddisfatto del campionato. Al momento dello stop eravamo in un ottimo momento, 7 risultati utili consecutivi, la squadra era in grande crescita, avevate trovato veramente la quadratura giusta. Sì, senz'altro anche gli arrivi di Juanito, di Andrea Coda ci hanno aiutato tantissimo, sia a livello di esperienza sia a livello di qualità. Comunque sono giocatori che hanno una grande carriera alle spalle, quindi ci hanno dato una grossa mano, infatti il loro apporto si è visto. Senti Fede, la parata più bella, se c'è stato, siccome tu sei uno che pignolo, che analizzi con attenzione, no, le gare, e se c'è stato un errore, dicevo, che tornando indietro vorresti cancellare? Allora, la parata più bella, ti dico, l'azione del rigore di Caracciolo, che dopo il rigore che aveva tirato abbastanza centrale, che avevo respinto coi piedi, e che la palla era rimasta lì, che mi sono rialzato subito, mi sono avventato sul pallone, ho fatto quella seconda parata che ha, diciamo, salvato il risultato. Quindi, secondo me, quella lì è stata la più bella e quella che mi ha regalato anche più emozioni. Un errore che avrei preferito non fare è stato il gol subito contro Affermani in casa, che è stato dovuto a una mia respinta corta, e dopo la partita è finita 1-0, quindi magari è stato un risultato un po',
un po' pesante, anche dovuto, anche dato il periodo che stavamo passando, e quindi secondo me quello lì è un errore che avrei voluto evitare. Senti Federico, se chiudi gli occhi nei tuoi sogni, nel tuo futuro, immagini di difendere dal rosso-blu di Gubbio al rosso-blu di Bologna? Se chiudo gli occhi sarebbe un bel sogno quello lì. Diciamo che l'aspirazione è sempre quella di migliorare, di poter arrivare a giocare a livello più alto possibile, no? È innegabile che sarebbe un sogno, no? Quello lì di poter un giorno magari difendere la porta del Bologna. Sarebbe veramente una grande emozione, soprattutto perché è la squadra della mia città, la squadra dove sono cresciuto, e quindi sì, sicuramente quello è un sogno che ho nel cassetto. Senti Fede, siamo un po' tutti in attesa di questo Consiglio federale che dovrebbe sulla carta comunque dare la parola definitiva, no? Se è stop o meno. Come vedi tu questo momento, come lo stai vivendo? Credi che a livello sanitario sia difficile ricominciare? Qual è il pensiero di Federico Ravaglia su questa situazione? Ma il mio pensiero è quello che sicuramente i protocolli medici sono sicuramente difficili da sostenere, soprattutto per le società di Lega Pro. Quindi vedo dura all'orizzonte una ripresa nel breve periodo. L'unica cosa che noi possiamo fare è continuare ad allenarci e aspettare appunto nuove direttive dalla federazione, dalla Lega, e rimaniamo sempre in contatto comunque con lo staff che ci aggiorna, ci manda programmi di allenamento, e noi continuiamo a seguirli e cercheremo di farci trovare nella miglior condizione possibile quando sarà il momento di riprendere. Certo, c'è qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche scherzo fatto subito nella tua carriera, diciamo anche quando eri al Bologna in primavera, qualcosa che ricordi con particolare curiosità e simpatia? Allora, quello che ricordo con più simpatia è, diciamo, il rito di iniziazione, no? Che un po' tutte le squadre fanno ai ragazzini. E quindi mi ricordo che dopo 2 o 3 giorni di ritiro venne da me Gastaldello e mi disse: guarda, preparati perché stasera devi cantare a cena, no? Scegli una canzone, preparati bene che devi cantare. Allora quando avevamo finito tutti, diciamo i più vecchi iniziarono a battere le posate, i cucchiai sui bicchieri per annunciare, diciamo, il mio momento. Quindi mi sono alzato in piedi sulla sedia e ho dovuto cantare una canzone, ho cantato Buon viaggio di Cremonini, e diciamo che quello lì è stato un bel ricordo, e anche una bella, è un po' intimidito, un po', certo. Comunque sai, non è tutti i giorni alzarsi in piedi nella prima squadra, metterti a cantare, quindi, però è stato un bel ricordo. Lo scherzo il tuo non viaggio, è uno scherzo, ma hai cantato la canzone di Cremonini, che era il tuo primo viaggio, l'inizio veramente di un viaggio, speriamo, importante, no? esatto, sì, diciamo che il messaggio era quello. Senti, ma E un augurio alla squadra. Il ragionier Ravaglia si vede dietro una scrivania fra 20 anni? Ah, tra 20 anni non lo so. Diciamo che non lo so, sono pronto a tutto. Gli studi li ho terminati, ho finito le superiori. L'ultimo anno sono dovuto per forza di cose andare in una scuola privata perché mi allenavo sempre la mattina, però comunque ho continuato gli studi e ho fatto la maturità. Mi sono iscritto da privatista alla scuola in cui ero andato i 4 anni prima, e ho fatto l'esame di Stato nella mia scuola. Comunque secondo me, secondo la mia famiglia, secondo anche lo staff a Bologna, era importante che concludessi gli studi, e quindi mi sono diplomato. Certo. Senti, il tuo hobby, mi dicevi, è un po' la play, no? Sì, penso come sia l'hobby un po' di tutti, quelli chiusi in casa, ci rifugiamo nella PlayStation, diciamo. E a livello sportivo, invece, il tuo idolo? Il mio idolo Buffon. Sono cresciuto Buffon, guardando lui, e sì, è il mio idolo da sempre. Perfetto, Fede, io ti ringrazio. Chiudiamo un po' la nostra chiacchierata con un saluto ai tifosi rossoblù.
Saluto tutti i tifosi del Gubbio, un abbraccio fortissimo in questo momento difficile e speriamo di rivederci presto. Un abbraccione a tutti. E l'ultima cosa che ti chiedo è la nomination per la prossima settimana. Chi vuoi che venga intervistato e se c'è un motivo? Nomino il mio ermano Rafa Muñoz. Rafa, sì, Passo il testimone a lui. perfetto, Fede, ti ringrazio molto, un abbraccio, a presto. Un abbraccione, ciao Massi.